Sindaco Morra, per quanto riguarda la realizzazione della nuova sede della scuola San Rocco, in un articolo di Calvisano Web del 5 aprile, probabilmente il redattore avrà inteso male la sua dichiarazione, c'è una somma appostata in bilancio di 1.295.499 euro. Ecco, a cosa servirà? Allora, questo era lo stanziamento che era stato previsto dai commissari per la realizzazione di aule scolastiche presso il complesso della ex masseria Galeota. Ora, questa sede non è più una sede plausibile per ospitare aule per l'Istituto San Rocco perché purtroppo, il contenzioso che ci opponeva ai vari proprietari di questa struttura purtroppo è stato perso dal comune. Quindi, in effetti, noi non abbiamo più la disponibilità di questa struttura, per cui non possiamo più intervenire in quella struttura. Questa era la prima precisazione che credo sia necessaria perché tutti comprendano, di cui stiamo parlando, senza sensazionalismi e senza apprensioni particolari che vedo legati a questa scuola di San Rocco e che io vorrei che queste apprensioni fossero costanti nei confronti della periferia e dei problemi della periferia. Mi farebbe piacere che tutta la cittadinanza fosse costantemente attenta a quelle che sono le questioni che riguardano le periferie di San Marco, San Rocco, Castello Monteleone, Torre Caraccio e così via. Quindi, fatta questa precisazione, devo dire che appunto in una precedente conversazione con lei, con il giornalista Mimmo Rosillo, c'è stato un fraintendimento. Ora, probabilmente sono stato anche io approssimativo e superficiale nel rispondere ad una domanda del giornalista, della qualcosa mi scuso nei confronti del giornalista e anche nei confronti dei lettori che appunto hanno avuto in questo modo un'informazione, come dire, distorta. Perché in effetti la domanda che mi veniva posta era se le risorse che erano stanziate nel piano triennale delle opere pubbliche dai commissari, appunto il famoso 1.300.000 e rotti, sarebbero poi state utilizzate per la progettazione degli espropri. E la mia risposta è stata ovviamente positiva, ma non perché tutto questo importo sia destinato a progettazione ed espropri, che saranno ovviamente una frazione di questo importo, ma perché io credo che parte di queste somme possa essere destinata a questa finalità. Quanta parte? Sicuramente una frazione minima rispetto a questo importo di cui stiamo parlando, ma non siamo in grado ancora adesso di quantificare, perché prima di poter quantificare c'è bisogno di procedere ad una progettazione, sia pure di massima, per poi capire quali saranno le superfici che dovranno essere oggetto di esproprio. Quindi, ovviamente, prima di sapere quanta terra dobbiamo espropriare, non possiamo sapere quale sarà l'onere a carico La cosa del comune. certa è che la visione di città è chiara, insomma, la nuova scuola alle spalle del vecchio edificio scuola elementare, mentre l'area di San Marco di proprietà comunale da adibire a polo sportivo. Esattamente, e noi vorremmo come amministrazione che questi due interventi, unitamente al terzo intervento sul quale appunto ci tengo, bisogna sempre sottolineare, il terzo intervento è la realizzazione della scuola a Torre Caracciolo, quindi questi tre interventi possano essere un'occasione anche per come dire, interventi di carattere urbanistico, quindi di vivibilità del territorio, quindi accanto naturalmente alle infrastrutture sportive che dovranno essere realizzate nella zona di San Marco, ci sarà la possibilità di realizzare del verde pubblico, di realizzare degli standard a servizio della zona. La stessa cosa poi vorremmo fare, quindi progettare in modo innovativo sia per San Rocco sia per Torre Caraccio.